Vorrei però innanzitutto dire qualcosa sul metodo di questo mio lavoro, no? Che è stato già evocato, questo metodo archeologico, di archeologia filosofica. Perché sono convinto che una ricerca filosofica oggi debba necessariamente avere la forma di un'archeologia? Perché l'archeologia credo sia la sola forma di accesso al presente. Il futuro mi sembra oggi un dispositivo usato oggi moltissimo come un dispositivo destinato a rendere inintellegibile il presente. Mentre appunto l'archeologia, così come la concepisco, un po' seguendolo quell'idea di Foucault che si tratta di interrogare l'ombra che l'interrogazione del presente getta sul passato, no? Però appunto io radicalizzerei questa idea dell'archeologia e vorrei un po' cercare di precisarla. Ma innanzitutto c'è una Ennio Flaiano, che è uno degli scrittori più intelligenti del Novecento, una volta ha detto: io faccio progetti solo per il passato. Ecco, secondo me non si tratta di una battuta, va presa estremamente sul serio. Io dovrei dire che tutto questo libro, tutte le ricerche che ho fatto finora, sono una serie di progetti per il passato. Nient'altro che una serie di progetti per il passato. Che è il solo modo sensato di fare progetti. E se possibile non fotografarmi. Una delle poche frasi, insomma, una frase non stupida detta da Hemingway è che non ci sono scrittori viventi. Anche questo io lo credo seriamente. Un vero scrittore si pone, per così dire, in posizione di morto, o comunque per chi parla. Un tempo, nessuna persona seria parla per i contemporanei. Un tempo si diceva: io parlo per i posteri. Ma oggi credo che si possa aver dubbi sul fatto che ci saranno dei posteri. E quindi io rivolgo quello che io scrivo, lo rivolgo al passato. Perché? Perché è importante? Perché il passato è così importante? Perché l'archeologia è importante? Innanzitutto bisogna liberarsi del luogo comune secondo cui quando una cosa ha fatto il suo tempo non ha più interesse. È esattamente il contrario. Le cose diventano interessanti quando hanno fatto il loro tempo. Perché? Perché solo allora appaiono in una dimensione in cui sia possibile cogliere, per così dire, un luogo per il possibile nel passato. Soltanto quando una cosa ha fatto il suo tempo si rivela in tutta la sua verità e si rivela anche per le occasioni mancate che esso contiene. E il passato, noi abbiamo un debito verso il passato perché il passato è pieno di occasioni mancate. E uno dei compiti del pensiero è di afferrare, di rispondere a queste occasioni mancate nel passato. Ecco, poi vorrei soprattutto precisare, ecco, perché è stato detto appunto che in questione qui sia un'origine, ecco, qual è l'archè a cui l'archeologia si rivolge? Non esattamente un'origine cronologica. Io penso che ciò che l'archè a cui l'archeologia, così come la concepisco, si rivolge, non è che lo scarto fra il punto di insorgenza del fenomeno e la tradizione che ce lo trasmette, i saperi che ce lo trasmettono. Overbeck chiama una volta preistoria, Urgeschichte, questo scarto, lo scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e tutti i nostri saperi che lo documentano, che cercano di avvicinarsi, che ce lo trasmettono. C'è sempre uno scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e il sapere. E in questo senso direi, c'è qui anche la differenza tra l'archeologia come io la concepisco e quella di Foucault, no? Perché Foucault invece, come sapete, cerca di raggiungere
il punto di incrocio tra i saperi, cioè le procedure di saperi accettate in un certo epoca e in un certo luogo, e i poteri accettati in un certo luogo, in una certa, le procedure di potere. Ecco, in un certo senso io non è questo, è al di là, no? Perché io cerco appunto quello che io chiamo archè, è lo scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e il sapere che ce lo trasmette. No? E credo che ogni vero storico ha bisogno di questo elemento preistorico. E credo che quello che distingue il rango di un grande storico, di un vero storico e delle ricerche correnti, è appunto che non si oblitera questo momento preistorico, no? Che la ricerca archeologica, storica, cerca di far emergere questo scarto. Ecco, questo un po' per precisare appunto che cos'è l'origine di cui parlavo. Non è, quindi quello che tu chiamavi l'origine dell'origine sarebbe questo scarto, non un'origine più antica, no? Perché appunto la preistoria non è necessariamente più antica, no? Poi anche un'inchiesta sul ora può incontrare un momento, deve incontrare un momento preistorico. Ecco, adesso volevo dire qualcosa, la lettura che di Carlo Galli mi è sembrata molto giusta, credo che ha colto almeno la struttura, il punto essenziale, no? Il punto importante è il carattere fondamentale, centrale dello stato d'eccezione nel sistema giuridico-politico dell'Occidente. No? Questo è il punto. No? E tutta la disputa, la gigantomachia tra Benjamin e Schmitt è intorno al fatto se lo stato di eccezione sia in qualche modo ancora interno al diritto, se l'anomia, no? Perché lo stato di eccezione è un momento, una zona anomica, un momento di sospensione della legge, questo Schmitt lo sa perfettamente, però appunto secondo Schmitt questa zona anomica, questa zona di sospensione della legge fa ancora parte del sistema giuridico. E la posizione di Benjamin, appunto, come Galli ha giustamente detto, no, si tratta invece di mostrare che no, che non ha nulla, che è esterna, che l'anomia è separata dal nomos. No? E questo è un punto fondamentale perché appunto lo Stato, un po' così come la vedo, un po' la conclusione che davo alla fine del libro, del libro sullo Stato d'eccezione, è che in fondo il sistema giuridico-politico dell'Occidente si potrebbe vedere come una macchina doppia, no? Formata da un elemento normativo e giuridico in senso stretto, che con la terminologia del diritto romano si potrebbe chiamare potestas, e un elemento invece anomico o metagiuridico, che nella terminologia romana è l'auctoritas. Lo stato d'eccezione è il dispositivo che deve tenere insieme questi due elementi. No? E mi sembra appunto che finché questi due elementi sono ancora, si possono essere, come dire, articolati ma distinti, questa macchina in qualche modo funziona. Quello che sta succedendo negli ultimi 100 anni almeno è che questi due elementi tendono a confondersi, no? Per cui non è più possibile distinguerli e allora la macchina in qualche modo non funziona, lo stato di eccezione diventa appunto, nelle parole di Benjamin, la norma, la regola, ed è quello che vediamo oggi, no? Noi assistiamo oggi a uno stato di eccezione che è diventata la norma, a un diritto internazionale in cui sono venute meno tutte le regole di quello che Schmitt chiamava lo ius publicum europeo, ma la guerra civile, quindi siamo davanti a una guerra civile mondiale, e dall'altra per l'interno una condizione di stato di eccezione continuo. Tra l'altro appunto non è più una cosa, quando io ho annunciato la prima volta questa cosa la gente ancora non, adesso è tecnicamente vero, per esempio la Francia è in stato di eccezione continuo. Come la Germania di Hitler, perché non si capisce che cosa è potuto accadere nella Germania di Hitler, non si dà, ma come è potuto accadere? Ma come è potuto accadere? Perché dal momento che Hitler prende il potere, anzi gli ha consegnato il potere, dichiara uno stato d'eccezione che non è mai stato revocato. E io non credo appunto che sia possibile oggi, in questo punto è giusto quello che tu dicevi, non credo che sia possibile restituire allo stato di eccezione i suoi limiti definiti e tornare allo stato di diritto, no? Perché appunto questo elemento anomico che è nel cuore dello stato di diritto è esploso, è emerso fuori, non c'è ritorno, non c'è possibilità di ritorno. No?
No, per rispondere alla tua domanda, non mi io, il punto centrale per me era la circolarità, come tu hai ben detto, Schmitt tra ostilità, l'amico nemico e la guerra. No? Una volta, no, è una circolarità, vengono definite l'una attraverso l'altro. Non mi ricordo di aver veramente parlato di contraddizione. Quello che volevo dire era appunto questo. Non è tanto una contraddizione quanto che la definizione che lui, classica che lui dà della politica come la coppia amico-nemico, in realtà no, non è la coppia amico-nemico, è la guerra, non la possibilità dell'uccisione. So, se ho parlato di contraddizione, volevo riferirmi a questa circolarità. Ecco, però appunto sono d'accordissimo con Gali, lo stato d'eccezione è una struttura centrale del nostro sistema politico-giuridico, non un fatto marginale. Si è creduto per secoli che fosse uno fatto marginale. Oggi noi viviamo in uno stato d'eccezione permanente, in cui questo è chiaro, no? Mi sembra.